Praticamente ci sono dei malati terminali psicopatici che inventano cose e hanno deciso di implementare 3 nuovi livelli nella Chaos Mode del Dark Web. Potevamo quindi privarcene. Sì. Partiremo da questa zona e dovrò arrivare alla chiesa di Don Pagnotta, ovvero qua in fondo. Siamo a Santos Los, quindi l'orientamento. Fa schifo. Quindi mi raccomando, un pollicione in su e se vi va un commento qua sotto con scritto Giovanni Giovanni per dare la forza come a Goku ma a questo bambino. E oggi faremo la versione hard. No, no, Gesù, aspetta, non ho ancora cominciato. Vabbè, tralasciando Gesù, ci sono un paio di regole in questa challenge. Posso prendere solo le vetture che trovo. Grazie, però c'è il copyright, questa roba molto gentile. Posso prendere solo le auto che trovo per strada, come in questo caso. Ah, non funziona, ok. Oppure quelle che spawnano. Cioè, sì. Sono un ratto, sono dentro una casa, non lo so. Fantastico, la mappa mi segna male, mi segna sbagliato, quindi non so neanche dove devo andare. Oddio, grazie, no, niente. Come non detto, penso di avere dei problemi. Credo, non sono sicuro. Intanto bisogna vedere dov'è il nord. No, polizia. Ma io come l'ho preso? Me l'ha data lui, quindi la posso usare. Io devo andare là in fondo. Dobbiamo restare. Fantastico, credo di essere morto. Credo di essere morto. E invece... Bella questa modalità della 104 di GTA. Cos'è sta roba? Questo è GTA che compri all'Eurospin. Quelle sono le torri di Mordor prese in prestito. Ora, di grazia, dove cazzo sto andando? Dove devo andare? Dov'è il nord? Perché io sono alto 1,10 m, quindi non vedo nulla. Cosa mi è successo alla testa? Non mi posso muovere. Perché mi sto fottendo una parete? Vieni fuori. Oddio, ma lui può affogare. Vabbè, allora, facciamo una cosa. Riparto da capo. La run originaria normale dovrebbe essere: tu arrivi qua, prendi la macchina e te ne vai a nord. In teoria, però questa è sempre rotta. No. Benissimo. Una delle challenge più semplici che abbia mai visto. Cercherò di non prendere l'autostrada. Andremo dritti verso il cuore di Los Santos. E circa devo andare da questa parte e andare a destra. Vai. No, Gesù! Gesù, no! No, Gesù, calmo! Ti devi calmare, ok? Devo girare qua a sinistra e poi di nuovo a destra. Dovrebbe esserci l'ingresso là vicino a zia Denise. Che cosa stravagante! Il punto è che non so come guidare sta macchina, perché vado avanti, va indietro, va avanti. Ah, non posso più usare il mouse e la tastiera. No, il mouse solo. I bro non mi fanno niente, possiamo stare fermi qui. Che è successo? Cioè, io sono dentro sto coso, però non posso fare nulla, fratello! No, devo uscire dalla macchina. Troveremo un'altra auto parcheggiata che ci porterà alla vittoria nel modo più... semplice. Cosa vuol dire veicolo impostor sus? In che senso? Aia, ragazzi, fermate. State sparando a un bambino di carta. Ok, sono un Giovanni Giovanni 2D con una granata in mano. Io starei attento. È una rappresentazione più o meno dell'Ohio. Ma qua non c'era un parcheggio nelle vicinanze? Perché ci sono le macchine suspicious? Cosa vuol dire? Ma che cos'è quel coso? Salve signore, coordinate, complimenti. Un balletto squisito è il vostro. Bella anche sta situazione. Posso avere per favore una macchina? Per favore. Ma voi perché questi dicono LSPD da mezz'ora e non mi fanno niente? C'è una macchina! Se il bro non ce la rompe, metà vita guido... Che cazzo è sta roba? E poi non volta la macchina. Ce ne possiamo andare, forse. Sinistra, di qui, easy. Poi di nuovo a sinistra, perché è tutto il contrario di quello che sembra. Di qua, easy. La vittoria più facile che abbia mai visto. Quando è che finisce questo effetto abbastanza fastidioso? Aspetta che c'ho... Ok. C'ho un bro là in fondo. Ce lo giochiamo, da questa parte. Così non ci sgama né quello di sinistra, perché lui è il più grande clown della storia. Ok. Né quello di destra. Poi si va qua sopra davanti a casa di Santa, immagino. E io me la taglierei per la montagna a sto punto. Mi sembra sia la scelta migliore, sì. Vai di qua. Se dovessi fare un salto in Inghilterra. C'è da prendere dimestichezza prima con una challenge comunque abbastanza babbiona. Curioso, come un teletrasporto che mi avrebbe dovuto facilitare la cosa. Cioè, in realtà, messo a pecorona, abbiamo perso comunque le guardie, il che non è male. Fantastico, per favore, mi stai facendo venire il vomito. Ora, qui c'è un parcheggio alla mia sinistra, se non ricordo male. Non lo so perché ho le macchine invisibili e non si vede nulla. Dov'è il Lando che lo sento in lontananza? Posso passare di qua senza rischiare la morte? Sì, ok, zona parcheggio. Vabbè, la futo non ce la facciamo scappare. Modalità microonde. Devo andare così? Sì. Pedoni esplosivi, quindi se investo un cristiano così a caso sono morto. Io devo andare su quel ponte. Qual è il punto? Il ponte non ce l'ho più. Siamo liberi. Unicamente le cose flippate, poteva andare peggio. Qui grande colpo di scena, se non fossi che ho tutto invertito. Il freno accelera, l'acceleratore frena. Destra va a sinistra e sinistra va a destra. E il mouse è sgangherato. A posto. Ok, facciamo una cosa, io sotto ste ruote. Benissimo, ci sono dei tubi e una betoniera che si ribalta. Non possono colpirci sotto l'albero. È un po' la regola del terremoto a scuola. Se stai sotto i banchi, anche se crolla la scuola, tu non crepi. Però se ti entra nella scuola un camion ed esplode, in quel caso tutto deve essere contestualizzato. Questa non è nemmeno la versione più complicata, perché abbiamo ancora la versione extreme e la versione finale Ultra Nightmare, che vedremo. Giovanni Giovanni, vita londinese, pronto a concludere una challenge. Signori, io ve l'avevo detto, la challenge più semplice del mondo. In realtà, Giovanni Giovanni è un solo, ma voi non siete ancora pronti per queste rivelazioni. Dovrebbe esserci una scala da questa parte, eccola lì. E andiamo a prenderci la macchina.
Non trovate curioso che appena dico la parola prendiamoci... No, aspetti un secondo. Chi è quello? C'è uno che mi spara con lanciarazzi. Non è facile per un bambino vivere a Los Santos. Per quello non ce n'è nemmeno uno in giro. Se ti vedono ti tirano un missile in testa. Dov'è che esco di qua? Non dalla mappa, dal quartiere. Abbiamo guadagnato grandi metri. Oh, ma c'è sempre la fila qua in fondo. Forza accelerazione, che ne abbiamo anche un boost su quella. Benissimo, la macchina non frena. Siamo quasi al centro di Los... C'ha il copyright questa canzone. Però mi ha dato la macchina, devo andare di qua. Cioè, con un coso così grosso sfondiamo chiunque. Devo andare a destra qua. Sì, perché il radar è sfasato. E poi me ne devo andare a sinistra a sto punto. Esattamente. Emperor, togliti di lì, inutile. Due soli chilometri per raggiungere Don Pagnotta. Due soli chilometri. Non vorrei dire che la challenge è già vinta, perché non posso più voltare la... Cioè, non va destra e sinistra. Io dovrei averlo il paracadute, però aspetterei. Guida per aria. Ron Weasley, insegnami come si fa a vivere. Spero che ci sia abbastanza tempo per riuscire ad arrivare oltre la montagna. Qua, oltre a fare lo contro le casette, dove posso andare? Posso prendermela sulla strada? Cioè, se atterri in strada, puoi girare in strada. Non mi porti sotto del magombo qua, no? Tu puoi restare in aria, non mi dispiace così tanto, eh. Oddio, ma io elimino le macchine. Dov'è, Don Pagnotta? Aspetta un secondo che non mi sto orientando. Allora, abbiamo lì il mercato. È là. Mi è finito anche l'effetto. No, non ci credo. Spero tu abbia preso una front, insomma, una trazione anteriore, perché non ho più le ruote dietro. Oddio, ma sono un gigante. La situazione si complica, ma non per noi. È questa una JoJo reference? Non ne ho idea. Quanti metri mancano? Che non vedo la mia destinazione. Facciamo una baracca. Non la migliore delle situazioni, anche perché mi sono perso. Lì c'è il frantoio, quindi circa dovrebbe essere qua. Qui c'è il meccanico, quindi siamo all'incrocio. Ma una macchina parcheggiata, magari una moto, ma anche una bicicletta, va bene, no? Non c'è un tubo, c'ho il mouse flippato. Allora, lì c'è il motel. Don Pagnotta è di qua, da questa parte. Se non arriva il treno siamo perfetti. Non riesco... No, girati! Cioè, mi ha spawnato dentro la testa un carro armato. Tranquillo, nessun problema. Ha perso una gamba, Giovanni Giovanni. Oddio, ha perso anche il braccio. Ok, ok, abbiamo barattato un braccio e una gamba per il potere. Ci sta, ha firmato questo patto con il demonio per essere un'entità superiore a discapito di due arti inutili a lui, perché riesce ad andare avanti lo stesso. Intanto vorrei sapere dove sono, perché si muove la roba lì a destra. Posso passare di qua? Sì. Perché siamo tipo... Ah... Oddio, ma questa roba non è visiva. Calma, dove è andata la mia macchina? Ma sei un bastardo. Ma poi sto punto inutile lo possiamo perdere, che mi dà indicazioni sbagliate. Seguiamo il bro qua. Devo andare a destra? Quindi... No, siamo dentro il giardino di qualcuno. GTA 2, esattamente quello che mi serviva. No, aspetta, io sono andando indietro. Devo andare di qua. E qui devo voltare. Dove? Dall'altra parte. Pilota automatico. Sviluppato anche qua da Ray Charles, però pilota automatico. Sono diventato una pedana. Macchine parcheggiate. Rhapsody, che è piccola, veloce. Finalmente ritorniamo a fare la challenge in modo normale. Un po' si... No, ok. Cerchiamo di guardare solo il radar. Devo andare a sinistra, credo. O no, a destra. No, di qua. Sì, vabbè, ho capito, mi mandi in Cambogia. Siamo finiti. A sto punto non so se è peggio questa o quella di GTA 4. Occhio non vede, cuore non duole. Questi sono metri gratis. Ci conviene atterrare in un punto con delle macchine, che potrebbe essere magari o la zona del Mega Mall. Se no potrei andare all'arena qua. Sempre che non mi spawni un altro carro armato sulla testa. In quel caso potremmo avere un qualche problema. Giovanni Giovanni, miglior paracadutista sulla piazza. Macchinina parcheggiata che non viene usata da nessun bro. Ho una foto. Non ho problemi. Non ho nessun... Cioè, io non ho problemi. Poi la macchina, se lì non è... Cioè, avete capito cosa intendo? Posso andare avanti? Perché non va mai bene niente di quello che faccio? Creepypasta mode. Siamo nella testa di Giovanni Giovanni quando torna a casa, dopo aver bruciato la scuola. E suo padre ne è già al corrente. Questo è più o meno quello che balena nel suo cervello. Albi... Cosa mi è arrivato sulla testa? Una barca. Capitan Schettino on fire. Se non avessi avuto quel problema con il camion, che mi è crashato tutto, saremmo arrivati... No, la gomma no, la gomma no, fratello. Fratello, calma. E io ho uno di vita. No, 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 rifila la vita, ma che cazzo dici? Momenti di LSD. Perché è pieno di pepega? Cosa sta succedendo? Qui, dagli avvocati, qualcuno che ha parcheggiato la sua utilitaria. No, bella siepe, complimenti. Macchina, parcheggiata forse. È che non vede all'interno. C'è qualcuno? Lo scarico funziona? No, è parcheggiata. C'è un'obesa che mi sta fucilando. Calma, sono morto perché mi hanno investito e questa qua è tipo armatissima. Perché ho solo dei pepega? Cos'è Rainbow Please? Perché sono pieno di pepe e la rana? Questo penso sia l'incubo di ogni epilettico. Ci sono degli omicida lì dietro. Io non vorrei mettere agitazione o ansia, ma non credo di essere nella situazione più divertente del mondo. C'è una macchina che posso prendere? Varrata. Io mi ritrovo qua. Siamo molto più vicini. È un problema scendere dalla montagna, ma non è così sbagliata questa situazione. Aspetta, io sono armato, vero? Perché qua girano i vari giaguari, i leoni di montagna. Qui c'è la strada. Non si vede, ma ce l'abbiamo. Rumori medio orientali. Oh mio Dio, aspetta! C'è ragazzo Boy Scout con in mano il Kalashnikov. Ma perché ogni tanto ci sono...
No. Poi chi è sto tizio? Gesù! Ci basterebbe semplicemente trovare la macchina buona qua e avere l'inizio come ho avuto prima. Perfetto, sono incollato alla macchina e non mi posso staccare. Ma una che andava verso nord non era possibile. No, tranquillo, io oggi ho perso la speranza nel capirci qualcosa. Sono un Giovanni flippato. Perché vado sempre nella direzione opposta a quella che mi serve? Paracadutismo talvolta può essere divertente. C'è una grande macchina qua. Perché ho 5 stelle? Ho rubato una macchina che neanche gratis la prenderebbe qualcuno. Che non funziona nemmeno. Ma no, tra tutte le cose mi mancava proprio l'ultima. La definitiva, la finale, la più bella. Il crash. Perché non ho mai la macchina che funziona in modo normale? Funziona a tocchi, è tipo Snake. Easy. È praticamente lo sterzo della Formula 1. È una delle cose più belle che abbia mai visto sta roba. Guarda come derapa. Cioè se tu pensi di essere divertente, non lo sei. Ora posso tornare nella strada. No, 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 che il bro qua è impazzito. Aspettate. Vabbè, questo però fai 5 km orari. Perché se io parto, me la taglio di qua e entro nella fogna, mi pianto perché non funziona. Ok, ci riproviamo. Non è mai normale la banera quando la prendo. Ha sempre dei problemi. Che è sta roba a rallentatore? Calma. Oh, perché io posso prendere tutte le auto parcheggiate. E lì c'è un Luxor. O quello che è, insomma. Guarda come si vince easy. Ah, c'ho anche 3 stelle. Se non me lo spaccano sto coso. Bravo. Voglio ammazzarmi. Prendiamo quell'altro. Se non me lo cambia con nulla, si vince. Molla sto coso. C'è un palo davanti che prenderemo, ovviamente. Giovanni, ti devi muovere che ti smitragliano questi. Veloce. Signori, non ce la faccio più. Ti mette letteralmente i nervi a pezzi questa roba.